Ed eccolo il nuovo prodottino fantasmagorico, scintillante, sfavillante, luccicante di casa Freemax. Chissà perché adesso fanno tutti questa... sono inventati sta formina così che a me francamente sembra un po' un cercapersone vecchio stile, però fatto sta che vanno di moda ste pod squadrate, piccole, con la poddina che si incastra sopra. Ultimamente gira così. Ed ecco la nostra Galaxy Nano di casa Freemax. Rifinita però davvero molto bene, le linee, le finiture, gli incastri sono davvero eccellenti, quindi diciamo che è realizzata bene. Ecco, in questo caso siamo tornati, ve la ricordate, qualche tempo fa avevo recensito una box doppia batteria, se non mi ricordo male, o forse singola batteria, dove abbiamo visto che hanno scoperto i LED e i LED li avevano messi dappertutto in quella box. Anzi, in quelle due box, avevo fatto tutte e due le box, sia con la singola batteria sia con la doppia batteria, aveva LED come se non ci fosse un domani. Visto che abbiamo così tanti LED, li abbiamo buttati sulle box a sfondamento totale, hanno pensato giustamente, perché non spaccare di LED anche una pod? E quindi anche qui ci hanno spaccato di LED. Va che roba, va che scintillio sfavillante. La pod all'interno della confezione contiene naturalmente un manuale d'uso, un cavo di ricarica USB-C per la ricarica, contiene due resistenze, una da 0.8 ohm e una da 1 ohm, contiene naturalmente la pod e la sua batteria. Pod che ha una capacità di 2 ml di liquido e batteria che ha una capacità di 800 mAh. La pod molto semplice, molto facile, ha le resistenze intercambiabili, quindi non dovete buttare via tutta la pod, ma una volta che è finita la vita della vostra resistenza basta stappare la resistenza e andare a inserire a pressione quella nuova. La pod ha un verso, ha degli intagli, quindi dovete far combaciare gli intagli della resistenza con gli intagli dello scasso della pod. Per effettuare invece refill bisogna stappare il cappuccetto in alto, che è sempre fastidioso perché sti cappuccetti basta che si bagnino un po' di saliva o di liquido, scivolano e non si aprono mai, e una volta scoperchiato appare questa specie di valvolina rossa dove potrete andare ad inserire il beccuccio del vostro liquido e fare comodamente il refill. Vi ricordo sempre di attendere circa 5 minuti solo dopo il primo refill, quindi la prima volta che inserite il liquido nella pod e nella resistenza aspettate circa 5 minuti che questa si impregni bene di liquido e poi potete iniziare ad utilizzarla. La batteria è una batteria da 800 mAh e adesso vi mostrerò come si è comportata nella giornata in pod. Vediamo subito la giornata in pod, perché lo sapete che io con le pod ci faccio una giornata per mostrarvi come si è comportato il dispositivo solo ed esclusivamente nel singolo utilizzo. Quindi per quella giornata io ho usato solo ed esclusivamente questo dispositivo, così vedete quanto dura la batteria, quanto dura il liquido e tutte le informazioni che vi possono essere utili nell'utilizzo quotidiano di un dispositivo. Giornata in pod. Iniziamo la nostra giornata in pod. La pod carica di liquido e la batteria carica di batteria naturalmente. Il tiro molto fluido e abbastanza arioso, in perfetto stile pod cinesi. Però io personalmente apprezzo il tiro un po' più arioso, altrimenti mi viene la tosse. Ore 10, quindi circa dopo un'ora e mezza di utilizzo, la batteria è diventata blu. Ho continuato ad utilizzare il dispositivo in mattinata e dopo solo un'altra ora e mezza, quindi alle ore 12, la batteria è diventata rossa. Tank completamente finito e non ho trovato condensa e tracce di liquido sotto la pod. Per quanto riguarda la giornata in pod, come avete visto ragazzi, la batteria purtroppo è il tallone di Achille. Nonostante siano 800 mAh, ho utilizzato la resistenza da 0.8 e siamo arrivati poco più in là di mezzogiorno. Quindi la batteria dura molto molto poco. Certo, con la ricarica USB-C ci mette circa mezz'ora a ricaricarsi, un po' di più di mezz'ora, però fatto sta che la batteria dura un po' pochino. Con la resistenza da 1 ohm sicuramente durerà magari un'oretta in più o meno, lì siamo, non è che si tira tutta la giornata.
mi aspettavo un po' di più. Sicuramente vi consiglio di spegnere i LED che consumano ancora meno batterie, magari così verso le 4-5 di pomeriggio riuscite ad arrivarci, altrimenti no. Il tasto che vedete qui di fianco nella box non è il tasto Fire, perché il dispositivo ha il tiro automatico e funziona solo con il tiro automatico, ma il tasto che c'è qui di fianco vi permette di vedere la quantità residua di batteria e funge da tasto selezione. Due clic veloci sul tastino multifunzione e potete decidere di spegnere i LED. Altri due clic veloci potete scegliere il multicolor, quindi l'arcobaleno che gira e fa tutti milioni di colori, oppure altri due clic invece potete scegliere il colore singolo del LED. Quindi perlomeno avete la possibilità di spegnerli anche sti benedetti LED, se non vi piacciono. Per quanto riguarda la modalità selezione, noi possiamo decidere di scegliere la potenza da utilizzare. Bastano tre veloci clic sul tasto funzione. Colore rosso vuol dire bassa potenza, 3,3 volt di erogazione. Colore blu, media potenza, 3,5 volt di erogazione. Colore verde, massima potenza, 4,2 volt di erogazione. Per quanto riguarda invece un solo clic sul tasto funzione, vi appare la quantità residua di batteria. Colore rosso, naturalmente la batteria è scarica, o meglio sotto il 35%. Colore blu, la batteria è circa a metà, cioè tra il 35 e il 70%. Colore verde, la batteria è carica dal 70 al 100%. Il tiro è molto ben calibrato, anche se risulta essere un tiro piuttosto arioso. Non è quell'MTL proprio chiuso, è un tiro standard da pod cinese, insomma quel filo arioso, che però oramai sarà che io mi ci sono abituato, però apprezzo. Per quanto riguarda l'hit, abbastanza pronunciato, leggermente sopra la media, sopra lo standard, diciamo che un colpo in gola si sente abbastanza marcato. Certo, non è quella roba che vi spacca la gola, anche perché ragazzi le resistenze sono a mesh, e le resistenze a mesh il super colpo in gola non lo danno, così come lo davano le vecchie resistenze a filo. Queste GX mesh coil di casa Freemax sono davvero buone, risaltano molto bene l'aromaticità dei liquidi, soprattutto sui liquidi fruttati, cremosi e ice. Insomma, lo sappiamo, alla fine le pod le fanno i cinesi, ai cinesi piacciono quei gusti, piacciono i mango ice, i mango super fresh, i mango mega fresh, i mango iper super mega fresh. Quindi diciamo che con quei tipi di liquidi queste pod proprio si sposano alla perfezione. Anche con i cremosi si comportano decisamente bene, con i cremosi leggeri, perché se cominciamo ad andare su dei cremosi pesanti, cioccolata, burro, così ogni tanto inciampano su qualcosa. E per quanto riguarda i tabacchi, ragazzi, nella media, insomma, non sono proprio ideati e pensati esclusivamente proprio per i tabacchi, ecco, diciamo che si sposano meglio con quella tipologia di utilizzo. Però non è che con i tabacchi non vanno bene, se siete abituati a utilizzare i tabacchi, anche i tabacchi escono abbastanza bene. Certo, diversamente da pod dove si ha un tiro magari un po' più chiuso, un po' più stretto, magari più pensato alla tipologia di utilizzo per tabacchi, insomma. Ci siamo capiti, no? Queste sono preferibilmente adatte e pensate, insomma, per uno svapo prettamente fruttarolo. Però nessuno vi vieta di metterci quello che volete. Che altro dire? Niente, ho detto tutto sulla nostra Galex Nano di casa Freemax. Questo è tutto, noi ci rivediamo presto per una nuova video recensione. Spero che il video vi sia piaciuto e io vi auguro una buona giornata e una buona vita a tutti.